le nostre suore della, che sono venute in Kenya per evangelizzare all'inizio del secolo scorso, perché erano tra le prime missionarie che venivano a evangelizzare in Kenya, le suore del Cotolengo, allora chiamate le suore vincenzine, insieme al missionario della consolata. E da allora, iniziato da Limuru e poi verso Kenya, e verso Monte Kenya e poi Meru, è stata data questa riconoscenza della propria del cristianesimo tra le gente del Kenya. E per quello che noi dobbiamo alle suore del Cotolengo, noi, come generazione che è venuta dopo, perché io dove sono nata è proprio vicino all'ultimo posto dove sua Maria Carola ha lasciato per rientrare in Italia e poi è morto tra le ore di Marosso. E lì si può dire, come ha detto suora Antonietta, i nonni che erano ancora vivi o qualcuno ancora viva, che sono state interrogate tra le suore che erano presenti, riconoscevano, si ricordavano tanto sulla presenza di sua Maria Carola tra le gente. Come avete visto le slide, è davvero, era una suora con tanta umanità, che era presente nella tutta la vita della gente e evangelizzava e curava. Aveva un cuore di madre, di sorella, come una suora vera del Cotolengo. E noi, adesso che le suore del Cotolengo sono rientrate in Italia e siamo tornate ancora nel 1972, stiamo celebrando adesso 50 anni del ritorno. E questo coincide davvero il mondo proprio, diciamo, un altro miracolo, con questa canonizzazione, beatificazione di sua Maria Carola. Perché quando siamo tornate, la congregazione della Cotolengo è proprio sfiorita come congregazione e anche come un cristianesimo della zona di Meru. E questa dobbiamo a queste nostre prime sorelle e al loro sacrificio che riconosciamo, perché io quando penso, sono venuto in Kenya senza la lingua, tra la gente che non conoscevano, la vita che hanno dovuto affrontare e la vita che loro vivevano qui in Italia. Chi ha vissuto la vita di missionario può dire, anche se era qualche anno dopo, io mi chiedo sempre quando hanno potuto davvero entrare nella vita della gente e riuscire a vivere con loro. Ed è questo, e per quello anche quando uno di noi, io noi in prima persona, viene chiesto qualche sacrificio in più a fare questa nell'evangelizzazione, la nostra vocazione, quando penso alle mie prime sorelle, prendo tanto coraggio di andare avanti. E poi quello che diceva con Antonietta sul miracolo, è vero, quello miracolo, io anche la sorella che ha invocato sua Maria Carola, la comunità erano coinvolte, la sua, questa sua Francesca, è una delle nostre prime suore cotolenghine, che è nota, che proprio a questa devozione immisurabile di sua Maria Carola era riuscita a coinvolgere tutta la sua comunità e tutta la gente della zona. E poi di più, questa sua Antonietta non ha detto, questa suora che era riuscita a convocare sua Maria Carola, non era, sa che sono quelle suore che hanno delle devozioni particolari, lei non è neanche era uno di tra di quelli, però in quel momento ha avuto quell'illuminazione e quella prontezza di invocare sua Maria Carola, è successo da mia, in miracolo. Questa è la mia consorella, abbiamo fatto il cammino di conversione insieme. Allora, è davvero... Si è invocata cioè, perché ha sentito l'altra. Noi suore, noi, la gente di Meru, in questo momento, siamo proprio grati alla divina provvidenza di questo dono della nostra sorella, e per di più che la Santa Sede ha accettato che questo caso viene, la beatificazione viene fatto a Meru, proprio alla mia diocesi. Allora io sono qui anche a nome di tutte le suore del Cotolengo e della diocesi di Meru di invitare tutte noi alla beatificazione della nostra sorella.